Sai una cosa, Leonardo? Quasi un anno fa tu mi hai proposto una pazzia, una vera follia. Tu sei riuscito a mettermi in competizione con mia figlia, l'unica cosa che avevo nella vita. Ricordo che avevo paura, molta paura, perché io non intendevo sconvolgere la sua vita, far diventare nero quello che era bianco, farle perdere l'unica cosa che lei avesse fatto di veramente importante nella sua vita. Accettare voleva dire giocarmi mia figlia. E io l'ho fatto. Io ho creduto in te. Ho creduto in me. Ho creduto nel nostro amore. E ho perso, Leonardo. Io sono disposto a pagare, Carmen. Voglio pagare per tutto quello che ho fatto, tutto quello che ho fatto a te. Per favore, accetta questo biglietto, vieni via con me. Ce ne andremo via noi due soli, da qualche parte, dove nessuno ci potrà riconoscere. Già, dove nessuno ci potrà riconoscere. Carmen, questo è stato un anno molto difficile, un anno di dolore, e io non sono riuscito a toglierti né dalla mente né dal cuore. E mi proponi di fuggire con te, lontano. In questo modo non fai che allontanarmi da te. Mi porti dove non dovrai vergognarti di amarmi. Ma che cosa ti viene in mente, Carmen? Un anno di dolore è più forte di qualsiasi vergogna. Io non mi vergogno, Leonardo. Io non mi sono mai vergognata di me stessa. Io sono quello che sono. Ho vissuto la vita che ho voluto vivere. E se potessi scegliere, rifarei le stesse cose. Non me ne vergogno. Hai capito? Carmen, io ti amo. Ti sto dimostrando che ti amo. Carmen, io ti amo. E mi dai un biglietto. E mi fai dei bei regali. Così come si fa con una brava bambina. Ma io non voglio. Io non voglio il tuo biglietto. Io non voglio che tu mi nasconda. Non ho nessun bisogno che tu mi porti lontano per non sentire più quella parola. Quella parola che non vuoi nemmeno sentir nominare. La parola che rappresenta quello che ero, come ti hanno detto. Io non voglio fuggire lontano con te. Guarda che cosa me ne faccio del tuo biglietto, Leonardo. Guarda! Ora voglio che tu te ne vada. Che lasci subito questa casa. Io non voglio vederti mai più. Tesoro, sei meraviglioso. Mio dolce, caro. Beh, no, ti ringrazio, non sono affatto meravigliosa, non sono una meraviglia. Sono soltanto una madre. E le madri, si sa, sono sempre meravigliose per i loro figli. Per gli altri, chissà, insomma, non sai quanto sono felice. Sono contento che tu sia felice, mamma, perché tutto andrà bene, vedrai, tutto finirà bene. Sì, senti, Davide, io credo che quando tornerà Marco potrò finalmente morire tranquilla. Mamma, ma cosa dici? Come ti viene in mente? Non devi nemmeno pensarci a queste cose. No, lascia, vado io. Sì. Ciao, mamma. Senti che profumo. Divino, no? Beh, qui c'è quello che ti avevo promesso. Ti assicuro che non hai mai provato una cosa simile prima. Sta in questo pacchetto. Che cos'hai, mamma? Elsa. Che c'è? Mamma. Qualcuno è stato qui, vero? Sì, il passato è tornato. Il passato è stato qui, Elsa, ma non tornerà mai più. Perché è venuto?
Non lo so nemmeno io. Ma non tornerà mai più. Mamma. Marco! Devo risolvere un problema. Aspettami. Tornerò presto. Sei tu, Gabriella Suarez. Sei ancora tu. Questo posto. Mentre io aspettavo Marco 9 anni fa. Tu eri qui. E io a casa. E oggi è il contrario. Sono qui. E tu invece a casa mia, al mio posto. Ne sono sicura. Però sappi che lui resterà con me, Gabriella Suarez. Resterà con me. Antonio, adesso mi spieghi che cosa ci fai tu qui. Che cosa fai a quest'ora in casa mia? Sono qui semplicemente perché voglio parlare con tua madre. Ma che stupidaggine stai dicendo? Hai capito bene, voglio che tu mi accompagni da tua madre. Voglio parlare davanti a te e davanti a lei. Sei ubriaco per caso? Prima può darsi. Adesso sono sobrio. Avanti, andiamo. Portami subito da lei. Stento ancora a crederlo. I miei 2 figli sono qui con me. Questo è il giorno più felice della mia vita. Hai visto Marco? Stava preparando la valigia per andare. No, io non voglio parlare di me. Io sto bene, non sono mai stata meglio e non voglio che si parli di me. Dimmi di te piuttosto, che pensi di fare? Che progetti hai? Adesso sono io che non voglio parlare di me. Non ho ancora le idee chiare, mamma. Dovrai pure fare qualcosa, Marco. Ora sei libero e devi pensare al tuo futuro. Sì, è vero, sono in libertà. Ma ancora non lo so che cosa farò della mia vita. Senti, prima stavo dicendo a tuo fratello che non sono più direttamente coinvolta nella vostra vita. Ormai siete 2 uomini, perciò... Una cosa invece a cui tengo moltissimo e che vi prego di tenere sempre bene in mente è che voi 2 siete fratelli. Non dimenticate mai che siete figli miei tutti e 2. Ma noi non lo dimenticheremo, vero Davide? Ma certo che no. Al contrario. Anche se volessimo farlo, non lo faremo mai. Non dobbiamo farlo. Marco, io sono tornato da un viaggio e... Penso che presto sposerò Gabriella. Bene, io ti auguro di essere felice. E spero che tutto vada bene. Per te. Soprattutto per te. Antonio, non voglio sentire più una parola. Vattene subito da casa mia. No, non me ne vado. E comunque non me ne vado da qui senza di te. Tu e io andremo insieme a trovare Marina, è chiaro? Tu e io, Alessandro, dobbiamo chiarire la situazione con lei. Si può sapere cosa stai dicendo? Quale situazione? Fra te e mia madre non c'è proprio niente. Hai capito? Perché io non te lo permetto. Ma chi ti credi di essere? Si può sapere. Non puoi giudicare né la mia né la sua vita. Che sta succedendo, Alessandro? Antonio, perché state litigando? Ti ho detto di andartene. Vattene subito, Antonio. Perché se no io... Se no che succede? Tiri di nuovo fuori la pistola. Tirala fuori.
Avanti, sparami. Sei diventato molto coraggioso, Alessandro, da quando possiedi una pistola. Adesso smettetela, d'accordo? O sveglierete tutta la casa. Pronto? Elsa? Sì. Sono un vigliacco, Elsa. Ti chiedo perdono per aver distrutto la tua vita e quella di tua madre. Ma a quanto pare è l'unica cosa che so fare bene. E come se non bastasse, ho distrutto anche la mia di vita. Dove sei? Dove sono? Me ne vado. Me ne vado lontano. Perché so fare bene anche questo. Fuggire. Fuggire da me stesso. Dalla mia vigliaccheria. Dimmi dove sei, Leonardo. Ho perso tutto. Tutto. Mamma non deve sapere di questa telefonata. Vuoi che entri con te? No, Giulia, oggi no. Vorrei stare un po' sola con la bambina. Va bene, se hai bisogno chiamami. Sì. Piccolina. Non viaggeremo più, lo sai. Questa è la tua casa. Perciò vivrai qui. Sei bella. Lo sai che sei bella. Perché ridi, amore mio? Credimi, questa è l'unica decisione che avremmo potuto accettare in questa clinica. Tenere il bambino. Lo so bene, eri molto tesa. Ed era meglio, come si dice, lasciarti stare. E va bene. Terrò il bambino. Però non qui. Nascerà all'estero. Come vuoi tu, Gabriella. Con te sarà perfetto, amore mio. Tu avrai tutto. Ci penserò io. Come le somiglia, signora. Tu dici, Bianca. Io la vedo così bella, così carina, Dio mio. Presto la battezzerò. Che nome le darà, signora? Maria Serena. Maria Serena? Non è stato dato mai questo nome alle donne della famiglia Clemente?
Io la chiamerò Serena, affinché rispecchi se stessa, perché sia forte. La serenità è delle persone forti. E anche lei dovrà esserlo. È la figlia di una mia amica, di Morella, una ragazza che era con me in carcere. Avevi voglia di stare solo? Sì. Ho letto il biglietto. Dove sei stato? In tanti posti. Tra cui casa tua. Io non ho più una casa, Claudia. Nessuna gelosia, vero? Gelosia. La mia. Quello che sento. Non riesco a non essere gelosa. Non ce la faccio. Pensa che con il tempo ho imparato a viverti accanto. A cambiare pettinatura, a cercare di essere una donna diversa che sa cambiare profumo, vestito. Ma la gelosia, no. Non posso evitare di provarla. Io sto bene con te. Senza valigia, va bene? Senza più valigia. E senza routine. Sì, Claudia Kebil non sarà più una donna ordinaria. È così grande quello che sento per te. Per pietà. Ti picchio! Ma come per pietà? Ma come puoi dire una cosa del genere? Non è ancora nato, caro Marco. Chi senta pietà per te? Io voglio soltanto un foglio nuovo, una gomma e un foglio pulito. Forse ci riuscirai, forse no. Non lo so, non lo so. Forse non riuscirò a dimenticare. Ma certo che la dimenticherai. Ti aiuterò io. Ora sei qui con me. Ti amo. Antonio, ma che cosa sta succedendo? Mi volete spiegare? Non è successo niente, mamma. Antonio se ne stava andando. Non è vero. Non me ne stavo andando. Non sapevo che saresti venuta. La verità è che voglio parlarti. In presenza di Alessandro. Fammi il piacere di andartene, Antonio. Vattene da casa mia. Mamma, sta tranquilla, Alessandro, lo sistemo io. Tu non sistemi un bel niente. E mi stai a sentire. Marina, ti devo parlare. Eleonora, rimani, per favore. E tu,
Alessandro, se ti va, tira fuori la pistola. Prendila. Sparami se vuoi. Ma niente mi impedirà di dire quello che sento. No, Antonio. Davanti a mio figlio. E invece proprio davanti a tuo figlio, sì. Tutto. Voglio dirgli tutto. Marina, se ti vergogni della nostra storia, se tu accetti il ricatto affettivo di tuo figlio, io non lo accetto. Io non me ne vergogno, è chiaro? Non me ne pento. Marina, io ti amo. Ti amo apertamente, sinceramente. Senza nessun ritegno. Ma che stai dicendo? Sei impazzito, per caso? No, Eleonora, no. Non lo sono. Marina, io ti amo. E voglio gridarlo, ti amo! Tu non puoi negare questo amore! Non voglio sentire, non posso sentire. Io non voglio sentire. Lasciala stare e vattene prima che ti cacci a forza da questa casa! Per favore, Alessandro, no! Io ti amo. E non voglio rinunciare a te. Ti amo come non ho mai amato nessuno. E anche tu mi ami. Tu mi ami almeno quanto ti amo io. Però ti sei lasciata convincere. Ti sei lasciata dominare. E così farai della tua vita un insieme di giornate grigie. Di complicazioni. Esclusivamente per salvare le apparenze, per compiacere questo figlio egoista. Che se ti volesse bene veramente, ti farebbe essere felice. Non è possibile. Non è possibile, Antonio. Questa è la casa. Questa è la casa di mio figlio. Sì, questa è la casa di tuo figlio. E io ora torno a casa mia. Vado lì e ti aspetto. E ti aspetterò sempre. Marina, tu sai molto bene dove abito. E sai bene che ti aspettiamo. Spero che tu sappia fare di meglio che trasformarti in una donna triste. Dominata da tuo figlio. Io ti aspetto, Marina. Antonio è pazzo. È sempre stato pazzo. Siamo tutti pazzi. E se Antonio è pazzo, lo sono anch'io, Alessandro. Sono pazza, pazza, pazza! Ha dormito? Sì, com'è bella. E pensare che mi hai parlato di lei quando? Un anno fa. Sì. Eri impaurita per il fatto delle pillole. È vero. Certo, avevi ragione. Ma poi le paure passano tutte di fronte a una creaturina del genere, vero? Io non volevo averla. Ma poi i medici dell'ospedale dove lavora Giulia mi hanno messo di fronte a me stessa. Per fortuna. E Marco Clemente, Gabriella? Lo saprà quando vorrò io. Quando deciderò io. Adesso mi starà giudicando, come sempre. Ascolta, è acqua passata. No. Niente affatto. È tutto presente. Continua a vivere dentro di me. E allora? Allora cosa? Vuoi che ti dica quello che provo io? Cosa provo? Quello che tu provi per lui. Quello che hai verso di lui. Senti, secondo me è soltanto un eccesso di orgoglio. Tu non vuoi abbassare la testa, perché non cedi un po'? Marco sta per sposarsi. Ha deciso di sposare la sua prima moglie. È la cosa migliore per lui. Lo deve fare. Gabriele, tu stai cercando di nascondere l'evidenza. Ma la verità è dentro di te. La verità si legge nei tuoi occhi, sulle tue labbra.
Marco è il tuo uomo. Ha segnato la tua vita, hai due figli con lui. No. Gabriella, devi cercarlo. Cerca di vederlo. Parlagli. Resta con lui un'ora, tutto il tempo che puoi. Ma digli quello che si merita, quello che ti passa per la testa. E lascia che lui faccia lo stesso. E poi si vedranno. Tu sei pazza. E Davide? Davide niente. Scusa se ho il coraggio di dirtelo, ma Davide non c'entra. Perché vuoi costruire una vita con Davide? Questo non lo puoi fare perché non c'è niente da costruire. Morella, Marco non sa che Maria Serena è sua figlia. È stato qui. E... senti, per come la vedo io, e io da fuori vedo tutto molto chiaramente, posso dirti che non ho mai conosciuto una donna che fosse tanto innamorata come te. E questa è la cosa più bella, è la cosa più pura, credi? Morella, lui crede che la bambina sia tua. Cosa? Ma sei impazzita! Deve essere così. Io voglio che niente mi leghi a lui, che niente mi unisca a lui. Io mi sposerò con Davide e una volta sposata, allora sì che glielo dirò che è sua figlia. Ma lei vivrà con me, resterà con me e crescerà con me. E tu mi dovrai aiutare, dovrai darmi una mano. Io conto su di te. Dovrai essere mia complice in questo. Non voglio che pensi di avermi sconfitto. Chi ti ha sconfitto? E questa tu la definisci una sconfitta? Gabriella, lui ha scambiato le tue pillole per far nascere questa creatura meravigliosa. E questo non è amore, secondo te? Non l'ha fatto per amore. Ormai è tardi. Quello che può provare lui per me non ha più importanza. È troppo tardi. Mamma! Mamma! Eccomi! Eccomi, cara! Vengo subito! Eccomi! Ciao, tesoro! Ciao, mamma! Che Dio ti benedica, amore! E Diego? È andato con Benavides a casa di Mercedes. Te l'ho detto ieri sera. Ah, sì, è vero. Il fatto è che... Che cosa c'è adesso? Niente, avevo voglia di vederlo. Allora, adesso mi aspetti qua, eh? Vado subito a vestirmi e poi andiamo a casa tua perché non vedo l'ora di vedere quella stella della mia nipotina. Sono qui per questo. Gabriella, ascolta. Figlia mia, cosa pensi di fare con lui? Con Marco Clemente? Non lo so, mamma. Niente, suppongo. Ma come niente? Quell'uomo deve sapere. Tutto questo è assurdo. Lo saprà quando sarà il momento, mamma. Sta tranquilla, non farò come lui, che nasconde le cose. Presto gli dirò tutto. Buongiorno, signora Lucia. Diego c'è? Bene. Purtroppo, signora Mercedes, qui è tutto molto impolverato. Sì, devo ancora pulire. Io? Ti aiuto io? Sì, anch'io, ma soltanto fino a una certa ora, perché questa mattina ho un cliente alle 11 in punto. Un cliente, Benavides? Un cliente, sì. È un po' che non ne vedo uno. Allora, dove posso trovare uno spazzolone per tirare giù le ragnatele dal soffitto, eh? Vai in cucina, Diego, e portami subito uno spazzolone, il più lungo che trovi. Ho proprio paura che dovrà accontentarsi. Va, amore, va a prendere lo spazzolone. Allora, signora Mercedes, come vanno le cose? C'è una grossa novità, ma non voglio che Diego lo venga a sapere se non da lui in persona. Marco, ma che cosa? È in libertà. Come? Sì. Oh, Gabriella. Povera Gabriella. Non andartene, Romualdo. Che significa questo? Per favore, chiama il signor Mendoza.
Credo che il signor Mendoza non ci sia, signora Kelly. Come non c'è? Ecco, io l'ho visto ieri sera e mi ha chiesto di darle quei documenti e quella lettera. E che altro ha detto? Che sarebbe partito subito, signora. E perché non me lo hai detto, allora? Beh, pensavo che lei lo sapesse già. Ma no, io non so mai niente. No, non lo sapevo. Va bene, Romualdo, portami un tè, per favore. Subito, signora. Cedo tutte le mie azioni. Tu e Marco, naturalmente, avete la precedenza assoluta. Bene. Adesso lo vedremo. Chi è la padrona di questa società? Viso oggi, lo sai? Forse perché oggi sono molto contenta. Perché siamo venuti qui? Beh, in parte sì. Come sarebbe in parte? Vieni, siediti qui, avanti. Staremo poco tempo qui, lo sai, fra poco ce ne andiamo. E dove andiamo? Questa è una sorpresa, una grande sorpresa. Cioè? Ah, no, non te lo dico, se no che sorpresa è. Ma è grande, tesoro mio. Cia! Perché Cia? Io non lo so. Pensavo a lei. Pensavo che sarebbe venuta qui, insieme a me. Allora, signora, mi dica, dov'è Diego? Diego è a casa di Mercedes, signor Clemente. È partito molto presto, l'ha accompagnato Benavides. Ah, quindi... È nella casetta di campagna di Mercedes. Lei la conosce bene, no? Sì, so dove si trova. Bene, allora prenderò un tassi. Se vuole, può accompagnarla a Gerardo. Io non avevo intenzione di uscire. No, grazie lo stesso. Aspetti, signor Clemente, aspetti. Se non le dispiace, aspetti, la prego. E mi ascolti. E anche tu, Gabriele. Signor Clemente, io sono contenta che lei sia tornato in libertà. Sono contenta di trovarla molto bene. E soprattutto sono contenta perché finalmente sono finiti gli incubi, gli errori e le cattive interpretazioni. A questo punto credo che sia arrivato il momento di dire la verità. Sì, qui, alle 8:15 del mattino. Digliela tu, Gabriella. Mamma, cosa intendi dire? Io non ho più niente da fare qui. Anzi, sarà meglio che me ne vada in cucina. Adesso basta. O gliela dici tu la verità o gliela dico io. Ma cosa dite? Quale verità? Mamma! Questa volta non starò zitta, Gabriella. O gli parli tu o lo farò io. Signora Lucia, di cosa state parlando? Gabriella, diglielo tu. Mamma, non farlo, per favore, ti prego. Quanti anni? Tanti anni. Perché non abbiamo parlato? Perché un giorno non ci siamo riuniti? Abbiamo vissuto pieni di rancore. Ma, santo Dio, è così difficile dimenticare. Sarà meglio che me ne vada a casa. Sì, è molto meglio. Si tratta della mia vita, mamma. È la mia, Gabriella? Della tua ho sempre risposto io. Ho risposto sempre io. E nessun altro, solo io. Signor Clemente, Diego è con Mercedes. E sono sicura che sarà molto contento di rivederla. Non posso dire la stessa cosa, purtroppo. Mamma, per favore. Per favore. Gabriella. Gabriella! Signora, signora, la prego. Si calmi adesso. Per favore, si calmi. Stia tranquilla. La prego. Su, si siede. Ecco, così. Io... Cosa stava per dirmi, signora? Marco, ora va a casa. In quella casa che è tua e che è sempre stata casa tua. Quanto durerà questa storia? Vai in quella casa, Marco.
Troverai lì la tua verità, cercala. Lì troverai la tua verità. E adesso lasciami, per favore, lasciami sola. Per favore. Signora Lucia, io per niente al mondo avrei voluto crearle dei... Insomma, io ero venuto per Diego, solo per salutare mio figlio. Sarà lui ad unirvi. Diego vi aiuterà, vedrai. Vai a casa tua, Marco. Cercala lì, la verità. È l'unica che hai. Vedi, io non so quando ci rivedremo noi due. E non so nemmeno se mai ci rivedremo ancora. Lotta. Lotta, Marco. Chi mai ha bisogno di essere felice più di quella donna che è uscita da qui? Lei non è così. Lei è quella che anni fa indossò un vestito che non era suo e nemmeno mio, ma lo volle indossare per sembrarti più bella. Lei è quella che, quando io la rimproverai, mi gridò: io lo amo, mamma. E io mi feci piccolissima e non parlai, perché era vero ed è ancora vero. Non è più così, Lucia. Per te, forse. Lucia. Marco, quante volte in tutto questo tempo tu mi hai mentito? Mi hai mentito? Mai. Mai. Oh, è strano, vero? Che strano. E nonostante tutto, io molte volte ho desiderato che tu non esistessi. È vero. Non mi hai mai mentito. È adesso che tu stai mentendo. Quando mi dici: non è più così, signora Lucia.